Atomica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Mi raccomando, se non sei iscritta, iscriviti. In questo video ti parlo di una borsa che mi avete chiesto in tante, del brand Alviero Rodriguez. Te ne parlo dopo la sigla. Compra sempre borse originali. Qui con questa borsa di Alviero Rodriguez ho rinviato l'acquisto per un bel po' di tempo, poi me l'avete chiesto, strachiesto eccetera eccetera, e sono andata sul sito e ho cercato di trovare qualcosa che mi piacesse. Perché non volevo comprare questo brand? Perché ho avuto difficoltà e tuttora non so bene da dove è nato sto brand, perché non trovo informazioni, non so dove è nato. Vabbè, comunque sto facendo un po' di esplorazione sull'argomento, poi trovi l'articolo come al solito sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it, ma trovi tutte le cose sull'info box e quindi stiamo a posto. Ovviamente se non sei iscritto a questo canale iscriviti, perché è importante per rimanere sempre aggiornata, e se hai altri brand da suggerirmi fallo qua sotto su Instagram o dove vuoi. Ti parlo di questa borsa, parliamo direttamente della borsa. Mi è arrivata con qualche giorno di ritardo, l'ho ordinata sul sito, stranamente insomma ci è voluta quasi una settimana per arrivare alla borsa, non so se è la media, anzi se hai esperienza in merito fammelo sapere. La borsa che ho scelto è questa Shopper, te la metto di schiena perché ha una scritta particolare per cui l'ho scelta, perché altrimenti sarebbe una Shopper nera tranquillissima. Costava 99,90 euro più o meno, l'ho pagata 81 euro. Quando l'ho vista, ragazze mie, ho detto cioè è proprio la mia borsa, non so voi ma io sono proprio Pollon combina guai. In realtà è un metodo proprio pure imprenditoriale, cioè di testare continuamente, diciamo così, ce la passiamo così, però io sbaglio spesso, no? Sbaglio, poi riparo, ma dico che ne so, faccio una campagna social e magari qualcuno si risente, allora cerco di fare attenzione. Si sbaglia in qualsiasi ambito, si sbaglia ad essere troppo sinceri, si sbaglia ad essere poco sinceri, si sbaglia ad essere troppo magri, si sbaglia ad essere troppo grassi, si sbaglia ad essere troppo bassi, troppo alti, cioè si sbaglia qualsiasi cosa fai in questo contesto mondiale, sbaglia ad essere qualcosa. Se sei troppo onesto c'hai da nascondere, se non sei troppo onesto lo fai perché il sistema è sbagliato, insomma tutti quanti sbagliano qualcosa. Ma in questo caso ritorniamo a una questione un po' più ludica, sto guardando e mi è vista una cosa sott'occhio che mi rabbrividisco. Vi ringrazio che mi costringete ad acquistare queste borse, però davvero faccio uno sforzo, dopo vi faccio vedere io contro luce cosa sto vedendo. Quindi beati voi che fate tutto giusto, io non so più cosa sbagliare, a parte che non mi sembra che sua sta frase, ammesso che esista Alviero Rodriguez, non è un'invenzione. Le cose che vedo è durissima questa borsa, mi pare di aver letto sul sito che Made in Italy, a Made in Italy c'è scritto, con una bella etichetta di tessuto, e qui ci vorrebbe proprio la certificazione della filiera. Però allora mettiamo così che se un prodotto che puzza, magari è il posto dove era stato stoccato, diciamo anche che il fatto di essere Made in Italy non necessariamente qualifica la lavorazione, o senza volermi accanire contro i colleghi, concorrenti o come li volete chiamare, a volte per i prezzi che vengono pagati magari di mano d'opera può sfuggire il dettaglio eccetera, quindi io ve li faccio vedere. Però mettiamo che è comunque una borsa Made in Italy, comunque costa 99 euro, sono soldi, e quindi magari gli faccio notare questi dettagli, la prossima volta la borsa mi arriva pure un po' più precisa. Allora, quello che vedo che dettaglio trascurabile ad esempio è quella che sotto ci sono questi piedini, ok? Quindi considera che il piedino è formato dalla parte esterna che tu vedi e poi c'è il gancio che viene appoggiato, ora viene incastrato, diciamo va così, qua sotto andrebbe messo qualcosa per evitare, cioè si viene fatto sempre uno spessorino, qualcosa per evitare proprio questo, quindi il fondo non è completamente nudo, e questo porta che tu quando apri la borsa vedi tutti i cinque piedini. La borsa è
sfoderata, pelle dentro e pelle fuori. Se è tinta non si vede perché è molto, diciamo, nude. I rappezzi sono davvero basic, vabbè. Vado a toccare manici, non graffiano e fortunatamente sono morbidi. La vedo abbastanza capiente, quindi la andrò ad utilizzare e ti farò sapere cosa c'entra, cosa non c'entra. Ha questo bottone a clip sopra, vediamo un attimino come reagisce, anche perché è completamente aperta, quindi la dovrò usare con un pochette, pochettino, insomma tutta una serie di cose. Ottima per portare il computer, balla un pochino per la questione dei piedini e tira un pochino da questo lato, se guardi insomma si ammacca un pochino, non lo dovrebbe fare perché dovrebbe essere liscio così. Detto questo, andiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 3,5 con questa faccia, però. Per la tintura il mio voto è 2. Per le rifiniture il mio voto è 1,5. Per la valutazione qualità prezzo il mio voto è 3,5. Per la valutazione utilità il mio voto è 4. La borsa per me è bocciata, cioè ti posso dire, la userò. Ti volevo far vedere che cosa guardavo io contro luce. Mi è capitato questo proprio sotto mano, sott'occhio più che sotto mano, e poi non so se vedi qua che bellini sul davanti questi pelini. Dico soltanto che io con 100 euro mi compro insomma qualche borsa di cui so la provenienza, magari di un artigiano vicino, cioè dovendo scegliere Made in Italy per Made in Italy, non è che Made in Italy è viva tutto. Poi ovviamente questa è un'opinione personale, è ovvio che la borsa è divertente, magari un po' di attenzione, visto che comunque doverla utilizzare non costa niente, attingere un po' di più, a fare un po' più attenzione, veramente non ti cambia la vita. Quindi facendo attenzione a questo po' di cose, io potrei anche insomma promuovere una borsa con una manifattura buona, però magari non eccellente. Quindi ti invito a dirmi cosa ne pensi di questo video, ovviamente mettimi un mi piace, un commento, dammi calore, dammi supporto. Io ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.